Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Caro TG. Vediamo insieme i titoli principali di giornata. Maxi rissa tra giocatori e dirigenti in terza categoria. In campo volano calci, pugni e schiaffi. Un calciatore in pronto soccorso. Pesanti squalifiche. Troppo materiale esplosivo in magazzino, la polizia sequestra 13 tonnellate di fuochi d'artificio per la notte di Halloween. Una cinquantina di insegnanti hanno manifestato questa mattina davanti alla prefettura di Rimini per protestare contro i tagli alla scuola, salari bassi e troppa precarietà, dicono. Inaugurata a Rimini la mostra fotografica che omaggia i 100 anni di Marcello Mastroianni, scatti che raccontano un antidivo che ha conquistato il mondo con il suo charme. Buonasera e bentrovati. In apertura la cronaca, calci, pugni, schiaffi in campo. Maxi rissa nel campionato di terza categoria provinciale di calcio. Mano pesante del giudice sportivo. Vediamo. Il campo da calcio trasformato in un ring, con giocatori, componenti dello staff tecnico e dirigenti delle due squadre coinvolti in una maxi rissa. È successo sabato scorso allo stadio Carlo Brigo di Morciano, dove si stava disputando la partita di terza categoria tra Real Morciano e Academy Riccione. All'87esimo, con gli ospiti in vantaggio 1-0, la gara è improvvisamente degenerata. Secondo il referto arbitrale, vicino alla bandierina del calcio d'angolo è scoppiato un parapiglia tra alcuni giocatori. Sono volati pugni, calci e schiaffi. Un calciatore del Morciano in particolare, mentre cercava di fuggire, sarebbe caduto a terra per poi essere raggiunto da 3 tesserati dell'Academy. A quel punto, secondo la versione fornita dal direttore di gara, veniva colpito con un pugno al volto e un calcio alla schiena. Ma non è tutto, perché un dirigente dell'Academy, anziché sedare gli animi, avrebbe colpito a sua volta il calciatore che da terra si era rialzato e tentava di mettersi al riparo, e lo avrebbe fatto non a mani nude ma servendosi della bandierina di segnalazione. Inevitabile la mano pesante del giudice sportivo, che ha squalificato fino al 1 febbraio 2025 il dirigente dell'Academy Riccione e fino alla fine del campionato 3 calciatori della stessa società. Altre 6 squalifiche più brevi sono state distribuite equamente tra i tesserati delle due squadre. Presenteremo ricorso perché riteniamo che i fatti siano stati riportati solo parzialmente e in maniera non corretta, spiega la presidente dell'Academy, Tamara Tinti. Secondo la sua versione, il parapiglia è scoppiato dopo che un giocatore del Real Morciano, nel frattempo sostituito, sarebbe rientrato in campo colpendo con un pugno un avversario, poi costretto a recarsi in pronto soccorso. Non sto cercando di giustificare il comportamento dei miei, ha precisato la presidente, però credo vada fatta chiarezza su come siano andate realmente le cose. Oltre 13 tonnellate di fuochi d'artificio destinati alla notte di Halloween sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Rimini. Martedì gli agenti hanno scoperto che in un deposito nella zona nord della città era stoccata una quantità di materiale che superava di gran lunga i limiti di capienza stabiliti dalla licenza rilasciata dal prefetto per quel magazzino nel 2017. Denunciato al termine degli accertamenti il legale rappresentante della ditta che commercializza all'ingrosso i fuochi. Voltiamo pagina. Una cinquantina di insegnanti hanno manifestato questa mattina davanti alla prefettura di Rimini per protestare contro i tagli alla scuola. Una delle tante manifestazioni organizzate in tutta Italia da parte della FLC-CGIL in concomitanza con lo sciopero generale che ha riguardato la scuola, università, ricerca e AFAM. Vediamo. Tanti insegnanti, sul piede di guerra col governo, hanno incrociato le braccia in tutta Italia. A Rimini la protesta, indetta dalla FLC-CGIL, si è concentrata sotto gli uffici della prefettura. Nel mirino, la mancata disponibilità dell'esecutivo ad investire in risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022-2024.
La retribuzione, dice il sindacato, non è in linea col costo della vita e l'attuale stanziamento in legge di bilancio copre solo il 5,78% dell'inflazione. C'è poi la questione precari, mai risolta. Rappresentano il 25% del personale scolastico in Italia, circa 250.000 persone, e in provincia di Rimini arrivano al 34%. Il docente precario si trova in una situazione di incertezza, incertezza nella possibilità di ottenere un posto, incertezze soprattutto legate al progetto futuro, di vita futura. Anche nel rapporto con gli studenti, quello che si vuole dare sicuramente nella scuola è la continuità didattica per avere un rapporto continuativo con gli studenti. È necessario un vero investimento sulla scuola, non più a parole, ma con dei finanziamenti stabili per tutto il sistema di istruzione, a partire dai salari, a partire dagli stipendi, ma anche per garantire docenti che non siano più precari, continuità didattica, infrastrutture, edifici sicuri e ambienti adatti all'apprendimento e allo studio. Purtroppo la scuola vive una discontinuità nella politica che ogni volta sembra di dover ricominciare da capo. Ora la sanità, nessuna novità al vertice dell'Ordine dei Medici di Rimini, dove nonostante la presenza di una seconda lista si è confermato alla guida il presidente attuale Maurizio Grossi. All'avvio del suo quarto mandato il dottor Grossi ci ha spiegato quali sono le priorità da mettere in campo. Avremo sempre come obiettivo quello di fare dell'ordine un punto di riferimento della professione, ma anche un punto di riferimento per i cittadini. Quando anche in ospedale sappiamo di turni di lavoro troppo gravosi, di mancante di riposo, il lavoro eccessivo, noi richiamiamo l'azienda sanitaria al rispetto delle regole, perché il medico stressato, il medico stanco, il medico, come si dice, in burnout, è un medico che potrebbe, tra virgolette, sbagliare. E poi alla base di questo super lavoro che a volte grava sui medici, specie gli ospedalieri, ma anche i medici di medicina generale oggi sono oberati di un lavoro e di una burocrazia eccessiva, poi c'è la disaffezione, c'è la fuga dagli ospedali, la difficoltà a coprire i posti di medico di medicina generale, e anche quella sulle aggressioni dei sanitari, una tematica che ci sta molto a cuore, perché le aggressioni anche semplicemente verbali, ma anche fisiche purtroppo in alcuni casi, fanno sì che in alcuni reparti si abbia difficoltà ad arruolare infermieri e medici, perché nessuno gradisce, andando a lavorare, di essere insultato, aggredito. Qui bisogna fare una campagna di educazione e di formazione nei confronti dei cittadini, fare capire quali sono le dinamiche, come ci si approccia ad un ospedale, ad un pronto soccorso, ad un ambulatorio, e nello stesso tempo corsi anche di aggiornamento nei confronti dei medici che sappiano gestire la conflittualità. Era digitale, rischi ed opportunità è stato il tema della puntata di ieri sera di Fuori dall'Aula. Tra gli ospiti in studio la consulente per la privacy Gloria Maria Paci, che ha proposto alcune considerazioni sull'uso dei social da parte di giovani ed adulti. Secondo me non bisogna fare tanta distinzione tra le persone adulte o anche i minori, perché spesso la poca consapevolezza c'è anche nelle persone adulte, quando in particolare vanno a pubblicare ad esempio delle immagini dei figli, no? I figli non chiedono magari di essere postati o comunque le loro immagini vengano pubblicate su un social, e in realtà quella immagine che noi abbiamo postato magari allegramente senza pensare alle conseguenze, un domani sarà il figlio che dovrà pagare le conseguenze di una scelta fatta dal genitore. Quindi la consapevolezza, dal mio modesto punto di vista, deve esserci anche nelle persone adulte, che devono accompagnare i figli. Quindi quando noi facciamo tante attività rivolte anche ai genitori, ahimè, nelle scuole sono coloro che sono più assenti. Siamo continuamente monitorati, mappati, sanno benissimo cosa stiamo facendo, e ci ricordano anche cosa stavamo facendo 10 anni fa, e ci hanno profilato. Questo è molto rischioso anche con i minori, perché si riescono a mandare pubblicità mirate, ad esempio sui giochi,
perché si è visto quali giochi fanno i bambini e quelli che preferiscono. Quindi un domani gli si proporrà un gioco che per questo bimbo che è stato profilato, che si sanno i gusti, le preferenze, sarà sicuramente molto più allettabile rispetto ad un'altra tipologia di gioco. Quindi sicuramente dobbiamo alzare tutti un pochino l'asticella, ognuno deve cercare per quanto sia possibile di tutelare più possibile i propri dati, la propria sfera personale. E questa sera alle 20:35 a Tutta Salute si parlerà di estetica oncologica molto più di un trattamento estetico. Ospiti di Lucia Renati, la dottoressa Ida Minchella, direttore scientifico APEO, Associazione Professionale Estetica Oncologica e docente di terapie oncologiche, e Laura Del Vecchio, estetista specialista in estetica oncologica. Vediamo uno stralcio della puntata. Gli effetti delle terapie oncologiche sono veramente molteplici e soprattutto vanno anche ad impattare molto sulla cute, sugli annessi cutanei, e tutte le terapie oncologiche praticamente lo fanno, sia la chemioterapia, l'immunoterapia, l'ormonoterapia, le radioterapie. Quindi dalle più vecchie terapie alle più innovative la cute riceve dei danni, e quindi in questo caso l'aiuto dell'estetista professionista in estetica oncologica è veramente importante. Quindi l'alopecia sicuramente è la cosa che impatta maggiormente, e poi ci sono anche tutti gli altri effetti collaterali chiaramente. Noi usiamo i prodotti On Therapy, che sono prodotti che vanno a ripristinare la barriera cutanea della pelle, che purtroppo a causa delle terapie è molto danneggiata. E possiamo vedere sia a livello della cute del viso, sia proprio a livello del palmo delle mani, delle unghie, un miglioramento dell'aspetto. Quindi quando sono presenti forti rossori vediamo che migliorano tanto, e anche prodotti che vanno, come dicevamo prima, a preparare la pelle dalla diagnosi che viene fatta di malattia fino all'inizio poi delle terapie, in modo che non si possono evitare gli effetti collaterali, ma possono essere gestiti, quindi limitati il più possibile, in modo che il medico oncologo non sia costretto a interrompere le terapie a causa del forte dolore o del forte disagio che può essere creato dalla terapia, ecco. È stata inaugurata oggi al Palazzo del Fulgor a Rimini e resterà aperta fino al 20 gennaio, giorni in cui ricorrono rispettivamente la nascita e la morte di Federico Fellini, la mostra fotografica che omaggia i 100 anni di Marcello Mastroianni, scatti che raccontano un antidivo che ha conquistato il mondo con il suo charme. Un fascino irresistibile nella sua naturalezza, una bellezza non patinata che il cinema ha reso eterna. Con una carrellata di oltre 120 immagini tra foto di scena e scatti rubati sul set dei suoi film, Rimini festeggia i 100 anni di Marcello Mastroianni con una mostra al Palazzo del Fulgor. Semplicemente Marcello, un antidivo di successo, è un omaggio all'artista, all'uomo e al suo rapporto speciale con Federico Fellini, ma anche con il mare riminese, che gli fa da scenografia in uno scatto inedito degli anni Ottanta. Racconta proprio la bellezza, ma anche la professionalità, ma anche la simpatia, ma anche la semplicità con la quale abbiamo dato il titolo di Marcello Mastroianni. È veramente l'antidivo di successo, perché? Perché neanche lui immaginava dove sarebbe arrivato. C'è anche un pezzetto di Rimini che è proprio quello che abbiamo scelto per inaugurare questo percorso, perché è una foto ritrovata di cui non nessuno forse o quasi aveva visto insomma l'immagine anche proprio qui a Rimini, e invece è proprio quella che lo lega a Rimini. Poi il Latin Lover dice: ma insomma ho interpretato un omosessuale, sono stato un uomo con la pancia, in qualche modo ho sempre cercato di non essere quello, eppure mi vedono così, ma perché? Grazie alla notorietà internazionale raggiunta con i due film più iconici di Fellini, La dolce vita e 8 e mezzo, Mastroianni ha esportato nel mondo l'Italian way of life. È un attore
che ha rappresentato tutti gli italiani, l'italianità anche all'estero, insomma, una certa pigrizia, una certa indolenza, però anche una sensualità di fondo e una capacità di interfacciarsi con le persone. Marcello era così, come lo vediamo, era l'unico attore americano che abbiamo in Italia, diceva Fellini, intendendo una cosa molto precisa, che qualsiasi ruolo interpretasse restava Mastroianni senza però sovrapporsi al ruolo. Quindi quelle cose che noi riportiamo a John Wayne, a Anthony Perkins. Questa sera alle 21:10 su Icaro TV in onda il quarto appuntamento con la trasmissione Cammini, storia a passo lento, dedicato al Cammino di Santiago. Con Davide De Michelis arriviamo a Plaza do Obradoiro, di fronte alla cattedrale, un luogo dall'atmosfera unica, traguardo tanto agognato per i pellegrini che qui arrivano da tutto il mondo. Vediamo ora un'anticipazione della puntata. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio, ma vi ricordo anche la nostra app Icaro Play, dove potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.